Una Via Crucis cittadina particolare è quella di quest'anno. Non sono state attraversate le consuete vie come il Salotto Cittadino, ma luoghi più significativi, quelli del centro storico di Agrigento. A presiedere la Via Crucis cittadina quest'anno non è stato però l'arcivescovo Francesco Montenegro. Don Franco ha deciso infatti di ripercorrere i momenti della passione di Gesù Cristo insieme ai fedeli di Favara, città nota ultimamente per gli spiacevoli eventi di cronaca verificatisi nel suo centro storico. Un modo questo per far sentire la presenza ed il conforto di Dio e fratelli che vivono nel bisogno o che stanno attraversando momenti difficili. La Via Crucis quest'anno in tutta la diocesi ha visto protagonista il centro storico, rendendo così visibile a tutti, anche e soprattutto alle istituzioni, il degrado e l'abbandono presente nelle zone antiche. Una scelta voluta dall'arcivescovo, che può intendersi come messaggio da attivarsi ed operare tutti insieme con l'obiettivo e la speranza di sensibilizzare al più presto le autorità competenti per ottenere un recupero più veloce dei centri storici. La Via della Croce finisce sempre con una grande luce. C'è una città ferita, tante città ferite, ma il Signore continua a parlare di speranza, di guardare avanti. E io credo che la preghiera e l'impegno di tutti porterà senz'altro una novità di vita, di condivisione di vita e di miglioramento della vita della città. È stato un segno la presenza del successore degli Apostoli, il Vescovo di Agrigento, qui nella nostra comunità, perché abbiamo provato con queste stazioni, con queste soste attorno alla parola di Dio e ad alcune riflessioni a riconsiderare il cammino dell'uomo, dei credenti nella città di Favara presso a Cristo, con le negligenze, le disobbedienze che ci sono ad ogni livello della vita, a livello familiare, a livello sociale, a livello civile e perché no anche a livello ecclesiale. Il messaggio è già contenuto nel titolo del libretto realizzato dall'ufficio liturgico dell'arcidiocesi di Agrigento, Nessuno ha un amore più grande, dare la vita. L'opuscolo contiene l'invito rivolto a tutte le comunità ecclesiali e parrocchiali a vivere insieme il momento di accoglimento nei centri storici o nei luoghi più significativi delle nostre città, e così è stato. In tanti infatti hanno preso parte alle varie Via Crucis cittadine. A Favara sono stati i giovani a proporre in ogni stazione le meditazioni, ponendo l'accento sulla tragedia dello scorso 23 gennaio, costata la vita alle due sorelline, Marianna e Chiara Pia Bellavia.